Ciao, benvenuto in questo nuovo video dove parleremo di eBlues Genetics, il corso che ti insegna a suonare blues in solo guitar style. Prima di continuare ti invito a lasciare un bel like, ad iscriverti al canale ed a cliccare sulla campanellina, in questo modo non ti perderai nessun video. Oggi vorrei rispondere alla domanda di Pierpaolo che chiede chiarimenti a proposito del circolo delle quinte. Vorrei cercare di spiegarlo nel modo più pratico e semplice possibile. Il circolo delle quinte è un sistema utilizzato in armonia classica e anche in armonia moderna, per cui l'armonia funzionale, per avere maggiore chiarezza ed organizzazione per quanto riguarda il mondo delle alterazioni. Le alterazioni sono i diesis e i bemolli che compaiono all'interno delle scale maggiori. Partiamo in maniera pratica, vorrei farti dunque vedere sullo strumento come poter organizzare il tutto per far sì che diventi un concetto da tenere sempre sotto controllo. Allora, questa è la scala di Do maggiore, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Il circolo delle quinte, lo dice stesso la parola, lavora per quinte. Se noi cominciamo adesso ad andare una quinta ascendente, quindi praticamente andiamo a suonare e a cercare la quinta nota della scala maggiore di Do, otterremo Do, Re, Mi, Fa, Sol. Ecco, dunque siamo passati dalla tonalità di Do maggiore che non ha alterazioni in chiave, per cui non ha né diesis né bemolle all'interno. È una scala maggiore formata dai sette suoni puliti, diciamo, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Adesso la quinta nota della scala maggiore di Do è il Sol, quindi siamo andati in una quinta ascendente. Abbiamo adesso dunque la tonalità di Sol maggiore. La tonalità di Sol maggiore adesso ha un solo diesis in chiave, che è il Fa diesis, per cui all'interno della scala maggiore di Sol compare una nota diesis. Guarda, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa diesis e Sol. Dunque, questa è la prima quinta ascendente. Adesso siamo in tonalità di Sol e procediamo di un'altra quinta. Vado dunque a suonare la quinta nota di Sol maggiore. 1, 2, 3, 4, 5, Re. Dunque siamo adesso nella tonalità di Re maggiore. La tonalità di Re maggiore adesso ha due diesis all'interno. Guarda, Re, Mi, Fa diesis, Sol, La, Si, Do diesis e Re. Dunque abbiamo fatto tonalità di Do maggiore, nessun diesis. Siamo andati una quinta sopra e abbiamo suonato la tonalità di Sol maggiore che aveva un solo diesis. Abbiamo suonato adesso la quinta nota della scala di Sol maggiore e siamo capitati in tonalità di Re maggiore che ha all'interno due diesis. Adesso, continuando in questo modo, andiamo a vedere qual è la quinta nota della scala di Re. Re, Mi, Fa diesis, Sol, La. Ecco, adesso andiamo a suonare La maggiore, la tonalità di La maggiore che avrà all'interno tre diesis. Vedi, stiamo andando in maniera crescente. Il Do maggiore non aveva diesis, il Sol maggiore ne ha uno, il Re maggiore ne ha due, il La maggiore ne avrà tre. Adesso non è importante capire, certamente è importante se vuoi approfondire l'argomento, ma per avere così una panoramica orientativa a proposito del circolo delle quinte, può bastare sapere che la tonalità di La maggiore ha tre diesis in chiave, per cui la scala di La maggiore presenta quattro suoni, chiamiamoli così, puliti, senza alterazioni, e tre suoni con i diesis all'interno. Adesso continuiamo e siamo dunque in tonalità di La, e andiamo a suonare la quinta nota della scala di La maggiore, 3, 4 e 5, Mi maggiore, che avrà quattro diesis. Procediamo e andiamo a suonare la quinta nota del Mi maggiore, 1, 2, 3, 4, 5, che sarà la scala di la tonalità di Si maggiore, che avrà 5 diesis. Procediamo nuovamente in modo ascendente, suoniamo la quinta nota della scala di Si maggiore, 1, 2, 3, 4, 5, che sarà il Fa diesis. Il Fa diesis maggiore avrà dunque 6 diesis in chiave all'interno. Andiamo a suonare adesso la quinta nota della scala di Fa diesis maggiore, 1, 2, 3, 4, 5, che sarà la tonalità di Do diesis, che avrà all'interno tutti e sette i diesis possibili. Per cui, vedi, siamo andati adesso in moto ascendente per quinte. Siamo partiti dal Do, che non aveva niente all'interno, quindi tutti i suoni puliti. Siamo poi andati al Sol, che ha solo un diesis. Abbiamo poi suonato la quinta nota della scala maggiore di Sol,
che è la nota Re, e quindi la tonalità di Re che ha due diesis. Siamo andati avanti di una quinta e abbiamo trovato il La con tre diesis. Avanti di una quinta abbiamo trovato il Mi con quattro diesis. Avanti di una quinta e abbiamo trovato il Si con cinque diesis. Avanti di una quinta abbiamo trovato il Fa diesis con sei diesis all'interno. E avanti ancora di una quinta abbiamo trovato il Do diesis con sette diesis all'interno. Lo stesso gioco possiamo farlo per quinte ma in modo discendente, per cui adesso se questa è la scala di Do maggiore, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si e Do, andiamo a suonare per quinte, ecco perché stiamo parlando ancora del circolo delle quinte, ma questa volta discendenti, per cui suono cinque suoni andando in modo discendente, Do, Si, La, Sol, Fa, vedi 1, 2, 3, 4 e 5, questa era la scala di Do maggiore e questo è in modo discendente. Parto in modo discendente, Do, Si, La, Sol, Fa, 5 suoni e ci capita la nota di Fa. Questa volta non saranno più diesis, ma saranno bemolli, per cui avremo la tonalità di Fa maggiore con un solo bemolle all'interno, che sarà il Si bemolle. Guarda, se suono la scala di Fa maggiore, sta qui Fa, Sol, La, Si bemolle, Do, Re, Mi e un'altra volta Fa. Adesso continuiamo con lo stesso principio, quindi eravamo al Fa e andiamo 5 suoni in modo discendente, circolo delle quinte, 1, 2, 3, 4, 5, quindi 5 suoni della scala maggiore di Fa in modo discendente, abbiamo la nota di Si bemolle, che dunque diventa la tonalità di Si bemolle, che adesso avrà due bemolli in chiave. Vedi, stiamo facendo lo stesso lavoro che abbiamo fatto per i diesis, ma adesso andando in modo discendente. Adesso quindi i due bemolli della scala di Si bemolle, che saranno il Si e il Mi, Si bemolle della tonica e il Mi bemolle che sta all'interno della scala, ma come ripetuto prima non ci interessa adesso sapere quali sono i bemolli, ci interessa più capire il concetto in generale. Siamo dunque, vi facciamo un piccolo riepilogo, utilizzando il circolo delle quinte in modo discendente, abbiamo detto che il Do era la tonalità che non aveva nessuna alterazione all'interno. Adesso 5 suoni in modo discendente, 1, 2, 3, 4, 5, Fa, con un solo bemolle. Adesso la scala di Fa, 5 suoni indietro, 1, 2, 3, 4, 5, Si bemolle, con due bemolle. Adesso Si bemolle, 5 suoni indietro, 1, 2, 3, 4, 5, Mi bemolle. Dunque, l'accordo di Mi bemolle è la tonalità di Mi bemolle che avrà tre bemolli all'interno. Adesso andiamo sempre indietro di una quinta a partire dal Mi bemolle, Mi bemolle, e abbiamo il La bemolle, che ha quattro bemolli all'interno. Dopodiché andiamo di una quinta discendente in tonalità di La bemolle, 1, 2, 3, 4, 5, Re bemolle con 5 bemolle. Andiamo di una quinta discendente in tonalità di Re bemolle, 1, 2, 3, 4, 5, Sol bemolle che ha 6 bemolli. E adesso in Sol bemolle 5 suoni in modo discendente, 1, 2, 3, 4, 5, abbiamo il Do bemolle che ha all'interno 7 bemolli. Riepilogando. Quando parliamo di circolo delle quinte possiamo procedere in modo ascendente ed avremo i diesis ed in modo discendente ed avremo i bemolli, sempre a partire dalla nota Do. Per cui Do maggiore, la quinta nota della scala di Do maggiore è il Sol e che ha all'interno un diesis. La quinta nota della scala di Sol maggiore è il Re che ha due diesis. La quinta nota della scala di Re maggiore è il La che ha tre diesis. La quinta nota della scala di La maggiore è il Mi, che ha 4 diesis. La quinta nota della scala di Mi maggiore è il Si, che ha 5 diesis. La quinta nota della scala di Si maggiore è il Fa diesis, che ha 6 diesis. La quinta nota della scala di Fa diesis maggiore è il Do diesis, che ha 7 diesis. Adesso procediamo in modo discendente. Do maggiore, nessuna alterazione. Adesso andiamo di 5 suoni verso il modo discendente, troveremo il Fa con un solo bemolle in chiave. Altri 5 suoni in modo discendente, a partire dal Fa all'interno della scala maggiore di Fa, e troveremo il Si bemolle con due bemolli in chiave. 5 suoni in modo discendente, sempre della scala di Si bemolle, troveremo il Mi bemolle che ha 3 bemolli in chiave. 5 suoni andando indietro della scala di Mi bemolle, troveremo il La bemolle con 4 bemolli in chiave. 5 suoni andando indietro nella scala di La bemolle troveremo il Re bemolle che ha 5 bemolli all'interno della sua scala maggiore. 5 suoni andando in modo discendente della scala di Re bemolle troveremo il Sol bemolle che ha 6 bemolli all'interno. E 5 suoni indietro nella scala di Sol bemolle abbiamo il Do bemolle che ha 7 bemolli indietro. Spero che il concetto sia
abbastanza chiaro, quindi il circolo delle quinte può andare in moto ascendente se partiamo dal Do con i diesis e in moto discendente se partiamo dal Do e andiamo sempre di 5 suoni verso il basso e abbiamo i bemolli. Spero che il video ti sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao!